Allora, cominciamo il confronto. Allora, questa è la cover originale che stavo utilizzando fino adesso. E questa è quella di AliExpress. Allora, adesso vi faccio vedere le differenze della scatola. Ovviamente questa scatola qua, essendo già aperta, vabbè, è scollata. Le scritte in alto sono diverse. Anche qua sono leggermente diverse, soprattutto questo adesivo qui, con questo adesivo qua è un po' diverso. Però dalla scatola è difficile capire quali sono le differenze. Adesso andiamo a spacchettarla assieme. Questa qui. Scusatemi, ma allora, il tatto è leggermente diverso, eh? Ve lo dico subito. Adesso vi faccio vedere le differenze della cover. Ecco. Però sembra di buona fattura la plastica. Ovviamente al tatto, cioè non è che possono essere identiche a quelle originali. Questa qui costa, se no, 4 euro. Questa qua ne costa 45, quindi. Però sì, è veramente, veramente bella. Poi mi è appena arrivata, quindi più avanti vi saprò dire anche quanto attirano i pelucchi e queste cose qua. Quindi vabbè, per voi sarà passato un secondo, per me sarà passato più o meno un mese. Mettiamola così. Mi prendo tutto questo tempo qua per provarla. Eccoci qua. Adesso vi faccio il confronto tra queste tre cover non originali AliExpress e questa qua che è originale. Apple. Allora, partiamo dalla mela. La mela qua non è in rilievo, invece sulla cover originale è leggermente in rilievo. Poi adesso ve le vado a voltare. Dentro c'è, in tutte queste cover c'è la scritta iPhone, eccetera. Come potete vedere qua in alto non è incollata bene, invece nell'originale questa cosa non c'è. I tagli non sono perfetti, faccio vedere anche qua come è un po' messo male il silicone, ma comunque non è niente di cioè non si vede a occhio nudo, anche perché ci tenete il telefono sopra e comunque non è che vi, cioè non è che la gente vi guarda qua come è messo il silicone qui in fondo alla cover, dai, per intenderci. Ovviamente nell'originale questa cosa non c'è. La scritta iPhone non è stampata bene, insomma, incisa bene come nella cover originale su questa cover qua, mentre su queste altre due sì. Questo tessutino qua che ha dentro la cover trattiene le impronte, mentre in quella originale le impronte non le trattiene, però queste cover costano dai 55 centesimi ai 3,10 euro, quindi c'è. A confronto con i 45 dell'originale, penso che non ci sia confronto queste qua. Sono un po' meno rigide, un po' meno spesse, però secondo me sono veramente belle. La mia preferita è questa qui. Niente, secondo me sono migliori queste qua da 3,10 euro per la spesa, diciamo, non per la qualità, per la qualità. Non c'è paragone. Però con 3,10 euro vi porto a casa una cover bella, salda, e anche se si rovina avete speso comunque 3,10 euro e non 45 euro. Adesso io mi metto a provare questa cover qua per qualche giorno e poi dopo vi continuo il video. Eccoci qua. Adesso continuo il video delle differenze tra questa cover e questa qua originale. Questa di AliExpress. E allora, prima differenza che si nota è che questa qua è coperta anche qua sotto. A differenza di queste cover qua che vi ho fatto vedere prima, la mela c'è proprio lo scalino. Adesso la vado a girare e questa non trattiene le impronte, o meglio, le trattiene meno di queste qua. È fatta male come queste qua, appunto, là in alto. Mentre ovviamente l'originale è perfetta. Di lato, vedete come
come sono diverse. Qua c'è tipo un taglietto, che mi ero dimenticata di dirvi che c'è anche in queste qua. Ovviamente io ho preso questa qui d'esempio perché è la mia preferita ed è quella che adesso andrò a inserire nel telefono. Niente, detto questo, io vi ho dato le mie impressioni. Per me questa poi è costata 55 centesimi, questa qui bianca, e quindi per me queste qui valgono, anche se sono di AliExpress, sono secondo me buone, proteggono abbastanza bene, soprattutto per quello che costano. Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.